Ad interpretare il ruolo di Ebenezer Scrooge, ricco uomo d'affari, dall'indole meschina e avara, sarà Roberto Ciufoli, attore e regista. Se anche il cattivissimo Scrooge può sottrarsi alla dannazione eterna e rinascere a uomo nuovo, allora per chiunque esiste la possibilità di cambiare il corso del proprio destino con la forza della misericordia e del perdono. Scrooge ottiene la salvezza grazie all'aiuto dei tre spiriti del Natale, che nella realtà potrebbero rappresentare non altro se non un viaggio a ritroso nella nostra coscienza? Sì, è una bella analisi, una bella domanda, perché io credo che chiunque possa avere la possibilità di tornare, se non lo era prima, di tornare a essere buono, mi sembra una parola anche forse un po' troppo semplice, ma di essere poi se stesso, cioè nel senso noi siamo degli esseri che vivono di mondi diversi, un interno e un esterno, e se l'interno non lo portiamo fuori e se l'esterno non lo facciamo entrare in noi, stiamo perdendo qualcosa. Quindi Scrooge, che era uno scrigno chiuso, trova la possibilità, grazie ad uno stimolo di una visione del passato, presente e futuro, quindi del suo tempo e della sua vita, trova la possibilità di avere la chiave e aprire questo scrigno e far uscire quelli che in fondo erano tesori che già possedeva. Non ha imparato qualcosa di nuovo, ha ritrovato qualcosa che aveva e non voleva guardare. E questo penso sia il messaggio interessante che possiamo trasmettere. A nome di tutti le do il benvenuto qui a Ortona. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Direzione musicale del maestro Gabriele De Guglielmo. Prima di introdurre l'opera teatrale che porterete in giro per l'Italia, è doveroso chiedere come è nata la Compagnia dell'Alba. Ma la Compagnia dell'Alba è nata dall'esigenza di creare un'alternativa al lavoro che faceva l'Accademia dello Spettacolo come scuola di formazione e dare la possibilità di sbocco lavorativo per tutti i giovani che si formavano nella nostra scuola. E dall'incontro con Fabrizio Angelini abbiamo deciso di intraprendere quest'altra strada, quindi di una compagnia professionale che potesse portare i lavori in tournée in tutta Italia e dare la possibilità ai giovani della città e in questo caso anche di fuori città di lavorare con noi. Con questo e con altri spettacoli che avete realizzato avete cercato di portare un messaggio sociale. È il risultato di un'esigenza che sentite come compagnia teatrale? No, è un'esigenza che nasce dalla nostra umanità. Noi siamo nati, almeno io e alcuni ragazzi che sono rimasti ancora nel gruppo, siamo nati da una parrocchia ormai 20 anni fa e portiamo dietro quel messaggio. E non voglio essere bigotto, però è la verità. Attraverso il teatro una delle cose più belle è la socializzazione. Portare un messaggio al pubblico di serenità, di tranquillità, di gioia, in un momento storico comunque difficoltoso, è qualcosa che ci dà anche la spinta per andare avanti e per cui sì, ce la portiamo dietro come nostro DNA. Ha parlato di giovani. Un consiglio per i giovani che sognano di lavorare nel mondo dello spettacolo, che si tratti di musical o di altri generi? Studiare. Studiare, studiare. Nulla nasce per caso, nulla avviene per caso, soltanto tanto lavoro, studio, dedizione. Certo, un pizzico di fortuna non guasta mai, però un po' questo è il risultato della nostra compagnia. Non abbiamo eccellenze stratosferiche, ma un livello comunemente alto dato da un grande lavoro di studio, preparazione, conservatori, università, insomma. Studiare è l'unica arma per riuscire. Poi certo ci sono anche altri canali, ma a noi quei canali non piacciono e non li ripercorriamo. Grazie. A voi. Il cast dello spettacolo in anteprima nazionale A Christmas Carol. Avrete la fortuna di averlo qui il 15, il 16 e il 17 novembre. Oggi verrà presentato appunto il cast dello spettacolo, lo spettacolo prodotto dalla Compagnia dell'Alba. Abbiamo qui infatti Gabriele De Guglielmo e Fabrizio Angelini che ce ne parleranno in maniera più dettagliata, coprodotto dal TSA, il Teatro Stabile d'Abruzzo, in collaborazione anche con la Scuola d'Arte New Step di Amerigo Di Francesco e Paola Lancioni.
Io passerei immediatamente la parola a Fabrizio che ci illustrerà nel dettaglio lo spettacolo e poi sentiremo i vari protagonisti concludendo con il sindaco. Prego Fabrizio. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto ringrazio tutti quanti di essere qui, in particolare abbiamo qui tutto il cast dello spettacolo con Roberto Ciuffoli protagonista e tutti gli interpreti che sono qui dietro di voi. Mancano i bambini, perché nello spettacolo ci sono 9 bambini che si alternano in 3 ruoli e che ovviamente sono a scuola. Buona parte di loro sono ortonesi, ma questa volta abbiamo fatto anche audizioni nazionali, quindi arrivano addirittura da Parma, da Ancona e dalla Puglia. Quindi uno sforzo ulteriore per noi, ma è una cosa di cui siamo molto contenti perché ci siamo aperti ancora di più all'esterno e infatti anche buona parte degli interpreti questa volta arrivano da fuori e molti sono delle vecchie glorie del musical italiano, amici con cui ho già lavorato più volte, che con molto piacere ho avuto, ho potuto invitare ad Ortona dopo le audizioni alle quali anche loro si sono sottoposti. Oltre a loro c'è gran parte del nostro staff artistico organizzativo. Nomino Marcella Zappatore, autrice dei costumi, insieme a Francesca D'Antonio, che è la costumista associata. Marcella è di Ortona, Francesca è di Chieti, quindi giochiamo in casa, così come Francesco Bernabeo, autore di tutta la parte delle luci, di ortonese, mentre invece abbiamo Massimiliano Mascello, che è di Pescara, il nostro direttore di scena. Insomma, la squadra, come vedete, è abruzzese nella maggior parte dei casi. Lo spettacolo è la storia di un uomo che è avaro, è introverso ed è solitario. La notte di Natale riceve una visita da un fantasma di un suo vecchio amico morto che gli annuncia la visita dei 3 fantasmi: il Natale passato, il Natale presente e il Natale futuro. Questo avviene, questi 3 fantasmi con dei flashback e delle premonizioni lo portano a rivedere praticamente il suo modo di condurre la vita. Quindi lui si risveglierà la mattina dopo e sarà stato un sogno, sarà stata verità, non lo sappiamo, però va decisamente verso gli altri a quel punto e comincia ad essere un'altra persona. L'altro giorno stavo scrivendo le note di regia e mi sono chiesto il senso di riprodurre questo spettacolo oggi, al di là del fatto che è un musical, che ci sono delle musiche meravigliose che sono di Alan Menken, che è l'autore della Bella e la Bestia, della Sirenetta, di Aladdin, i maggiori successi Disney. Ringraziamo anche la partecipazione del nostro amico a quattro zampe. Queste musiche di Alan Menken per la prima volta vengono presentate in Italia, cioè lo spettacolo, che è tratto da una novella di Dickens e quindi ha un'edizione, ha conosciuto diverse edizioni in tutto il mondo, ma in questa versione, cioè con le musiche di Alan Menken che sono state portate a Broadway, è la prima volta che viene rappresentato in Italia, quindi di questo noi siamo molto, molto orgogliosi. È un grosso onore, anche un grosso onere, come dire, perché c'è una responsabilità dietro anche nei confronti degli americani che ci hanno ceduto i diritti. Appunto l'altro giorno mi stavo chiedendo come mai, che il senso di riprodurre questa cosa al di là della bellezza, perché noi stiamo facendo le prove in questi giorni, ci sono delle parti vocali straordinarie. Scrooge, che è il nome del protagonista, Ebenezer Scrooge, è un solitario, è uno che si isola, è uno che non vuole vivere in mezzo agli altri. È quello che rischiamo un po' di fare oggi, no? Con i nostri telefoni, i nostri computer, i cellulari, le cuffiette. L'invito è praticamente un invito all'apertura, all'accoglienza, alla tolleranza, all'essere vicino agli altri. Quindi mi sembra che è un messaggio molto molto importante in questo momento da leggere tra le righe. Chiaramente parliamo di una novella ambientata nel 1800, però credo veramente che certi messaggi siano eterni. Passo la parola alla mia sinistra, Gianfranco Vergoni, che è l'autore della versione italiana e che abbiamo il piacere di avere qui con noi anche durante le prove. Tutti, che bella giornata, come si sta bene a Ortona, questo lo dico da residente a Roma, per noi tutti i romani ogni volta che arriviamo qui è la riscoperta di un passo più sereno e più tranquillo, la possibilità di spostarsi senza prendere i mezzi, insomma è una bella cosa che già ci rende piacevole venire a lavorare a Ortona. Allora, la versione italiana di un prodotto nato in lingua inglese è un compito interessante, avvincente, divertente, perché la musica
è bellissimo. È complicato perché l'inglese è molto più rapido nell'esprimere le cose, quindi sostanzialmente il traduttore deve scegliere cosa dire tra le tante cose da dire che ci sono nel testo originale. Poi si tratta di trovare altre rime, altri giochi di parole, di inserire modi di dire che sono propri del pensiero italiano e non di quello inglese. Nel copione si tratta di sostituire ai costrutti tipici della lingua inglese quelli che sono più nostri, allo scopo di far dimenticare che si tratta di una traduzione. La lingua deve sembrare, il testo deve sembrare nato in Italia, in particolare per le canzoni ci deve essere una stretta parentela tra la musicalità del testo e la musicalità della partitura. Non è semplice, ma è molto divertente. E poi è bellissimo sentire finalmente cantare, cioè io questi giorni che sto seguendo le prove e finalmente mi arriva all'orecchio quello che prima era soltanto nella mia fantasia, e sentire che il suono funziona, che la parola corre, è bello, insomma, mi piace, sono veramente contento. Durante le prove avrò anche modo di aggiustare, per esempio, qualcosa che magari può essere troppo complicato da dire, posso trovare un modo più semplice, oppure mi può venire una nuova idea per una rima. Le rime sono preziose perché creano una sorta di gioco di specchi all'interno del testo e quindi lo rendono in qualche modo più magico, che poi è lo scopo del teatro, in particolare del teatro musicale, trasportarvi magicamente all'interno di un mondo in cui ci sono convenzioni per cui improvvisamente si balla o si canta, ma sempre all'interno della storia, e se non è magico questo non so veramente cosa sia. Vorrei passare la parola a Roberto, volevo ringraziare anche Alessia De Guglielmo, che è la mia aiuto regia a tutto fare, perché è preziosissima, anche i collaboratori principali dell'Arancia, che sono Gabriella Baldassarre per l'amministrazione e Roberto Bellomo, direttore di produzione. Ringraziamo Roberto Ciuffoli per essere qui. Io ritrovo Roberto dopo un po' di anni, abbiamo fatto insieme Aladdin, ci siamo molto divertiti all'epoca, allora ho detto: ma perché non divertirci ancora? Ecco, infatti io la prima domanda è: ma che ti ha detto la testa? Ma perché? Cioè, perché ripeto? Grazie, buongiorno a tutti, e ovviamente felicissimo di essere qua. Io ho accettato anche perché pensavo si trattasse soltanto della foto sul manifesto, non pensavo ci fosse anche un seguito, specialmente dopo aver sentito le parole, le musiche. Ho detto: ma che c'entro io con tutto questo? E voi pensate che io scherzi, invece poi ve ne accorgerete quando verrete a vedere lo spettacolo, che ho visto. Spettacolo, ho visto le piante del teatro già gremite, già piene, già proprio quasi esaurito in maniera, almeno c'è ancora qualcuno che va a cercare i biglietti. E questo è un bel segnale, perché vuol dire che il teatro non è morto, non è un vecchietto che zoppica, anzi è un bel giovanotto pieno di vita, e che è la dimostrazione che una comunità, non importante quanto grande sia, ha bisogno proprio di aggregarsi, di unirsi, di ritrovare, ecco quello che diceva Fabrizio, lo spirito di poter stare insieme. E non come quel vecchio brutto che anche qua, quando l'hai descritto, dice: no, perché è avaro, introverso, no, è così, mi sono riconosciuto proprio personalmente, ho detto c'è un grandissimo impegno, c'è un impegno enorme di produzione, quindi cioè, questo vorrei che lo sottolineaste proprio se qualcuno scrive qualcosa, perché è una produzione veramente a livello internazionale, nel senso c'è un utilizzo di professionalità, di mezzi, o almeno di aver usato bene i mezzi a disposizione. Di costumi soltanto, ve lo dico, ce ne sono 100. Sono 100 costumi, tanto che infatti stamattina te lo volevo dire, ho incontrato la nostra costumista e costumista associato, erano al bar con lo stravecchio, stavano già alle 8:30, erano già al terzo, quello ha fatto, ma un altro, ha detto il barista, è così. Tanto ho detto: guarda, basta, io ho pagato un caffè, ti andate a riposare, perché stavano là, ma no, perché allora col fazzolettino possiamo mettere, cambiamo, facciamo, ecco, sono distrutte, poverine, e così. E, Ortona si sta una meraviglia, grazie al sindaco, anche se mi aspettavo il parroco e la banda, però insomma
aspettavo una cosa adesso almeno, cioè, una benedizione della compagnia, una cosa insomma, quantomeno una fascia, una cosetta, insomma, ecco, voglio dire, vabbè, so che per il prossimo musical ci sarà proprio i cavalli, ci sono i giochi d'acqua, e quindi invitiamo, perché la storia è veramente bella, lo spettacolo sarà una bomba, perché durerà, è tutto concentrato, uno spettacolo, ve lo dico così almeno potete già prenotare il ristorante dopo per quelli che verranno, durerà un'ora e mezzo piena di balli, canti, recitato, costumi, scene bellissime, cioè una cosa che io non so come facciamo a metterci dentro tutto questo in quel tempo là, ma questi sono affari tuoi, noi siamo soldati. 40-45. Vabbè, dai, un'ora e 40-45 con un po' di respiro, quegli applausi. Eh sì, perché io già consideravo un'ora e mezzo e un quarto d'ora d'applausi. Era questo. Grazie e vabbè, ci vediamo alla prima il 15 novembre. Grazie, allora come ha detto Roberto è un grande sforzo Compagnia dell'Alba, sapete esiste da 5 anni, aggiunge un posto a tavola tutti insieme appassionatamente, ma anche Nonsense che verrà ripreso nella prossima stagione e tutto questo nasce da un lavoro che è molto precedente, che è l'Accademia dello Spettacolo diretta sempre da Gabriele e da tanti anni, da 5 anni, ma anzi in realtà ancora di più perché già collaborava con Gabriele, alle spalle di tutto questo c'è il Teatro Stabile d'Abruzzo, ma questa volta abbiamo anche un'altra collaborazione come dire produttiva molto importante che vi presento adesso, che appunto è Amerigo Di Francesco, che insieme a Paola Lancioni dirigono la scuola New Step, che ha due sedi, una a Pescara e una a Francavilla, quindi le ringraziamo perché questo tipo di supporto è uno dei più fondamentali per un lavoro di genere. Buongiorno a tutti. Ringrazio di essere qui. Questa collaborazione nasce dal fatto, già da quello che hanno detto, non potevo mancare di una situazione del genere, perché già il cast, già la storia è già una cosa meravigliosa, quindi già quello era uno stimolo, ma nasce in special modo da una profonda stima che ci lega da molti anni. E quindi alla prima proposta subito ho accettato. E questa collaborazione sta in una consulenza artistica, in tutta quell'esperienza che ho accumulato in anni e anni di danza e di teatro, da dare insomma il mio apporto a questo spettacolo. Quindi per me è solo un grande onore e non vediamo l'ora insomma di andare avanti e di continuare questa grandissima esperienza, che sarà sicuramente un'esperienza meravigliosa, perché lo spettacolo è veramente veramente bello, quindi vi consiglio vivamente a tutti di venirlo a vedere, perché è una cosa meravigliosa. Attenzione, quindi tutto nasce da una grande stima e questa stima non può che crescere ed andare avanti col tempo. Per me è tutto qui, insomma, ti ripasso. Bene. Grazie Amerigo. Vorrei ringraziare anche il nostro ufficio stampa, che è Benedetta Paludi e Daniele Cesari, una carrozzella Piccirilli, che ha organizzato non solo questa conferenza, ma che è vicino a noi con molte altre cose importanti. E adesso la parola al mio socio, collaboratore, direttore musicale dello spettacolo, una delle colonne non solo della Compagnia dell'Alba, ma direi anche di Ortona, perché insomma chi è ortonese non può non conoscere Gabriele De Guglielmo. Troppo gentile Fabrizio. Allora io faccio semplicemente gli onori di casa e ringrazio la città, perché in questi giorni ci sta dando una grande mano. Ringrazio le aziende che stanno supportando il nostro progetto, la caffetteria Cantelmi che ci ha ospitato oggi per questa conferenza stampa che volutamente abbiamo voluto fare fuori per uscire un po' anche dal nostro luogo di lavoro che è il teatro e far conoscere alla città questo progetto. È stata una bella giornata, quindi siamo contentissimi. Quando c'è da affrontare questi progetti così importanti, Ortona ha sempre risposto e di questo sono molto molto orgoglioso. In tempi in cui si fa fatica a sponsorizzare le nostre bellezze, almeno da questo punto di vista artistico abbiamo trovato pieno supporto, tant'è che la richiesta di biglietti è altissima, 2 date sono già piene e che cosa dire se non essere contenti.
La data del 15 non è ancora disponibile la vendita dei biglietti, perché siamo in attesa di sapere un po' le nostre sorti anche per quanto riguarda la gestione del teatro. Come sapete c'è un bando pubblico a cui abbiamo partecipato e metteremo in vendita la giornata del 15 a breve, non appena sapremo quali saranno le nostre sorti e se quindi questo spettacolo potrà essere il primo della nuova stagione teatrale 2018-2019. Se non dovessimo essere noi, metteremo in vendita comunque per tutti l'anteprima del 15 di novembre, per cui questa è una piccola comunicazione di servizio. Come detto da tutti, lo spettacolo è meraviglioso, le musiche sono bellissime, ma non avrei potuto realizzare quello che stiamo realizzando se non avessi avuto la collaborazione di Monia Marrone, direttrice musicale associata, e del grande Mauro Cerritelli da Chieti, assistente musicale anche lui. Siamo in tre a gestire un'operazione che è molto complessa da un punto di vista musicale, per cui ce la stiamo mettendo tutta. Presto vi daremo delle anteprime anche sui social per farvi ascoltare e incuriosire un po'. Ringrazio l'amministrazione comunale per l'attenzione, per cui dopo aver ringraziato tutta la città e tutti quelli che ci stanno sostenendo, non li nomino perché potrei scordarmene, do la parola al sindaco, che è giusto che ci saluti. Grazie, questo è sperato. Allora, buongiorno a tutti, è bellissimo stare qui in mezzo alla città. Ortona oggi è teatro, mi piace dire questo perché è il teatro che si sposta e va in mezzo alla gente, in mezzo alla città. Le ultime parole di Roberto sono bellissime e ci inorgogliscono, perché questa è una realtà di Ortona. Ortona ha un teatro, anni fa è nata una compagnia, questa compagnia è cresciuta soprattutto facendo crescere i ragazzi di Ortona, artisti della nostra città, che pian piano poi ha aperto le porte anche a fuori città, fuori regione. E allora oggi essere qui in questa anteprima, dopo che questi ragazzi, devi sapere caro Roberto, ma tutta la città sa, che nel 2013 fecero un'altra anteprima, li aggiungi un posto a tavola, ma la fecero a Lanciano, perché purtroppo la politica a volte fa degli errori. Per fortuna che poi c'è anche il rimedio, si può rimediare, e oggi la città ria finalmente i suoi figli, perché è giusto che questa compagnia sia ad Ortona a fare l'anteprima nel nostro teatro, nella nostra città. E questo era un piccolo passo di mio, caro, però tu che ormai sei un ortonese, tu sei un ortonese, ormai ti trattano già come ortonese, quindi sei uno di noi. Sei un ortonese, quindi sì. No, lui ha da fè parecchio, pure ha da fè, quindi noi ti ringraziamo, io ringrazio tutti, rischio di sbagliare anche qualche nome, ringrazio Gianfranco per le belle parole per la nostra città, molto spesso le ascoltiamo da chi viene da fuori, apprezzare le bellezze e la vivibilità della nostra città, ma purtroppo è così, si dice che nessuno è profeta in patria, come vedi invece per questa amministrazione tutte le risorse della nostra città sono profeti in patria. E noi continueremo in questo, ma voglio ringraziare te perché hai scelto, certamente è stata una scelta, grazie alla collaborazione con Gabriele, con tutti gli altri artisti che sono qui, che hai scelto di aiutare a crescere questa realtà. Quindi questo credo che sia il valore aggiunto, e noi, io spero come sindaco, come ogni singolo cittadino ortonese, che tu possa continuare questa collaborazione per dare lustro alla città, per dare lustro al patrimonio artistico di questa città. Ecco, questa è una grossa responsabilità che il sindaco ti dà, non ti do la fascia, però questa responsabilità la devi prendere. E permettetemi, l'ultimo ringraziamento lo voglio fare ai ragazzi, agli artisti, perché voi sarete gli attori principali, logicamente dietro ci sono tutti i collaboratori, le varie figure, ma voi siete veramente l'anima di questo spettacolo, e a voi va il più grosso ringraziamento e applauso da parte di tutta la città. Grazie.